davvero piacere che per una partita del genere ci sia il richiamo di tante persone, di tanti sportivi. Intanto tutto è pronto per questa finale playoff di seconda categoria, girone B, fra Cassero 2000 e Scontrone Villa. Si attende soltanto il fischio d'inizio del signor Dionisi dell'Aquila, dopodiché le due squadre partiranno e si daranno battaglia. Batterà il calcio d'inizio Cassero 2000, partiti. Cassero 2000 che fa girare palla, c'è uno spiovente che viene raccolto dallo Scontrone Villa, che tiene palla con il centrocampo, si combatte. Adesso c'è il tocco di Massucci, apre verso destra. Due squadre che giocano in modo diverso ma che hanno raccolto entrambi i risultati lusinghieri, considerato che hanno chiuso praticamente in zona playoff e sono qui a contendersi la finalissima. Chi vincerà questa partita sfiderà infatti la vincente della gara fra Balsorano e Scurcola Marsicana. Sono due squadre del girone A di seconda categoria, gara di andata e poi gara di ritorno. Già sappiamo che chi passerà giocherà la prima gara in casa e la finalissima in trasferta. L'arbitro fischia adesso un calcio di punizione in favore dello Scontrone e Villa, che viene battuto in questo momento. Ovviamente ogni gol sarà pesante come un macigno. Disimpegna bene la difesa della Cassero 2000, che poi prova ad attaccare lo spazio con Sabatini, non ci riesce. Disimpegna adesso Iallonardi, un lancio lungo gara di rigore, lascia scorrere la difesa della Cassero 2000, che si appresta a rinviare la sfera in gioco con Cesa, che è il portiere meno battuto del girone. Schieramenti speculari per le due squadre, entrambe in campo con un 4-4-2. Rinvio lungo di Cesa con il pallone, preda di Bezpalco, che rinvia all'indietro per Della Ville. Contro la palla Della Ville, osserva il piazzamento di Sabatini, che protegge palla e prova a tenerla, ci riesce, cade a terra un avversario. Molto sportivamente la Cassero 2000 mette fuori, l'arbitro è costretto a fermare il gioco per sincerarsi delle condizioni del giocatore dello Scontrone Villa rimasto a terra. Si tratta dell'attaccante Grossi, che però si rialza, dunque niente di grave per lui. Gioco che riprenderà con una rimessa laterale per lo Scontrone Villa, che restituirà palla alla Cassero 2000. Così è infatti, la palla che torna preda di Armando Cesa nella sua area di rigore, controlla con i piedi il portiere Sangrino, raccoglie la sfera con le mani e prepara il rinvio. Se ne sono andati 2 minuti e 40 secondi, parziale ovviamente ancora inchiodato sullo 0-0, ancora nessuna emozione, mentre adesso l'arbitro comanda un calcio di punizione in favore della Cassero 2000. Si è in carica dell'esecuzione il numero 6 Di Marco, che batte a destra dove Della Ville scodella al centro un pallone che viene ciccato, poi la palla in aria, ma lo Scontrone Villa controlla la situazione agevolmente. Poi c'è un contrasto fra il numero 7 Granata e Mapelli, Mapelli che rimane a terra. Si continua a giocare con uno spiovente di Cincione che viene deviato in angolo e dunque sarà questo il primo corner della partita. Una partita speciale anche per mister Balzano, che ha allenato diversi giocatori adesso in forza dello Scontrone e Villa, che dunque conosce molto bene. Intanto non ci sarà calcio d'angolo ma semplice rimessa laterale, no, invece è calcio d'angolo. Mapelli si era sottratto da un vantaggio, parte in aria lo spiovente di Mapelli, colpo di testa che va alto di un soffio e prima occasione gol per la Cassero 2000 dopo 4 minuti di gioco sul calcio d'angolo di Francesco Mapelli. Un colpo di testa insidioso che è terminato di poco sopra alla traversa, dunque primo brivido per Massucci, che si appresta così al rinvio della sfera. Tanto due palloni in gioco, l'arbitro ovviamente
comanda di togliere il cuoio dalla rete onde evitare qualsiasi equivoco. Lasciano un compagno di squadra in rinvio lungo con la palla che torna in gioco ed è preda della Castello 2000, poi recupera, scontro in villa, ma è attenta la retroguardia di mister Balzano. Sabatini allarga a destra per Della Ville, subito il passaggio filtrante per Bezpalco. Bezpalco si decentra, chiede la rimessa laterale e così la rimessa sarà giallorossa. Castello 2000 certamente più intraprendente in queste fasi iniziali di gioco, con la prima occasione capitata sugli sviluppi di un calcio d'angolo già al quarto minuto. Effetto la rimessa laterale lunga, Mapelli poi libera la difesa dello scontrone in villa, si lotta a ridosso dell'area di rigore, l'arbitro dice che si può proseguire, si riprenderà dunque con una rimessa laterale in favore dello scontrone e Villa. Scontrone e Villa che davvero è la sorpresa di questo campionato, partita per conservare la categoria, si è ritrovata in zona playoff dopo un girone di ritorno davvero eccezionale, ha chiuso a pari punti con il San Gregorio, svantaggiata dai confronti diretti, è stata costretta a giocare in campo verso la semifinale playoff, ma senza problemi perché è andata a vincere anche se rimonta sul campo appunto del San Gregorio. Percussione intanto di Mapelli sulla sinistra che punta l'uomo, si avvicina all'area di rigore, poi controlla male e perde la sfera. Mister Balzano incoraggia ugualmente i suoi uomini, dà indicazioni. Vediamo il rinvio adesso ancora della difesa dello scontro in villa. Pallone sempre preda della retroguardia del Castello 2000, che preferisce servire Cesa, che deve controllare la sfera con i piedi. Rinvio un po' pericoloso da parte di Cesa, ma torna in possesso palla ancora la Castello 2000, poi svirgola un difensore dello scontro in villa, ancora Sabatini che protegge palla, prova a far salire la squadra, poi la perde per un leziosismo di troppo. La sfera che torna ancora fra i piedi della Castello 2000, che manovra commettendo però qualche errore di troppo, forse anche l'emozione, la tensione di questa gara che sta tradendo qualche protagonista in campo, ma è comprensibile considerato che questa finale ci si gioca davvero tanto, è il penultimo passo verso la gloria e sappiamo che almeno una squadra del nostro comprensorio, una squadra del nostro comprensorio si andrà a giocare il tutto per tutto nella finalissima contro il Balsorano o la Scurcola Marsicana, la vincente di queste, di questa partita. Castello 2000 ancora in possesso palla con il numero 3 Cristian Calvitti, orfano oggi del fratello che è squalificato, bomber della squadra giallorossa con ben 13 gol. Tutto regolare per l'arbitro intanto in questa azione, l'arbitro poi comanda un calcio di punizione in favore dello scontro in villa con il numero 10 Granata, Pasquale Melone, che è rimasto a terra, sembra che sia qualcosa meno di doloroso considerato che il giocatore sta battendo i pugni e le gambe a terra. C'è l'intervento dei sanitari, speriamo ovviamente che il giocatore possa continuare senza problemi, viene applicato del ghiaccio spray in questo momento. Esce dal campo adesso claudicante per un colpo alla schiena il numero 10 Pasquale Melone, ma sembra che ce la possa tranquillamente fare a continuare. Il calcio di punizione adesso battuto dallo scontro in villa, c'è movimento in area di rigore, parte lo spiovente, libera la difesa dello scontro in villa della Casero 2000 che può ripartire. Cincione non riesce ad evitare il fallo laterale proprio sotto al settore occupato dai tifosi Granata,